Buongiorno amici del canale, o meglio dire buon pomeriggio per non dire buonasera. Siamo infatti in un luogo che si può visitare ovviamente tutto il giorno, ma il meglio di sé lo regala nelle ore notturne. Dove siamo? Siamo sul Monte Chimera. Su questa montagna da almeno 2000 anni è presente uno strano fenomeno. Infatti dal terreno fuoriescono delle fiamme perenni. Di questo fatto se ne parla già nella mitologia greca. La presenza di queste fiamme, a quanto pare, è dovuta alla fuoriuscita di metano e altri gas che emergono tuttora dalla roccia e bruciano di continuo. Questa meraviglia naturale non solo affascina per la sua bellezza selvaggia, ma è anche avvolta dalle leggende. Come detto, appunto, secondo la mitologia greca, sul Monte Chimera viveva un mostro ibrido, un leone con una testa di capra sul dorso e una coda di serpente. Sicuramente non era bellissimo a vedersi. Comunque questa creatura terrorizzava tutta l'antica Licia e quindi venne dato compito a Bellerofonte di ucciderla. Bellerofonte da solo però non riusciva ad abbattere questo mostro, e riuscì a farlo solo ed esclusivamente grazie all'aiuto del suo fedele destriero, quindi un cavallo volante che noi conosciamo con il nome di Pegaso. È un fenomeno simile a quello che andremo a vedere in questo momento. Noi lo avevamo già visto in Emilia-Romagna, quindi in Italia, sul Monte Busca. Ora andiamo a vedere cosa ci aspetta. Il parcheggio del sito è gratuito, mentre il biglietto d'ingresso costa 28 lire turche. Non prendete questa cifra come esatta per sempre, perché abbiamo visto che in Turchia in questo periodo i prezzi aumentano di frequente, quindi in questo momento siamo a gennaio, il prezzo è di 28 lire. Il percorso per arrivare alle fiamme è di circa 1 chilometro, quindi per percorrerlo ci vorranno circa 20-25 minuti, perché è comunque un percorso in salita. È possibile, almeno nella stagione invernale, visitare il parco fino alle 9 di sera. Ovviamente è aperto tutto il giorno, ma come dicevo prima, per vedere al meglio le fiamme è preferibile visitarlo la sera. Il sentiero lastricato passa attraverso un bel bosco di pino nero, si sentono ancora gli uccellini cantare e qui sembra tutto molto ordinato. Ci sono anche i cestini, quindi non c'è nemmeno molta spazzatura. Quanto pare abbiamo già percorso i primi 100 metri, infatti ne mancano solo 900. Oggi abbiamo incontrato una coppia di tedeschi con i quali ci seguiamo a vicenda sui social. Loro sono i Bavarian Van Couple, i quali sono stati a vedere il sito ieri e ci hanno detto: se andate la sera ricordatevi di portare una lampada, perché il sentiero in alcuni punti non è proprio bello. Infatti ci sono delle rocce e dei gradoni ai quali bisogna prestare attenzione, quindi anche noi ci siamo attrezzati con la frontale.
Questi cartelli sono abbastanza inquietanti, ti fanno soffrire di più la salita, che non è molto in pendenza, però si fa sentire anche a causa di questi gradini altissimi che sono sproporzionati rispetto anche alla falcata che una gamba di una persona alta, quasi 1,90 m come me, può avere delle difficoltà. Ovviamente a causa di questi sassi e questi gradini il percorso non può essere affrontato né in bicicletta né tantomeno con un passeggino, quindi se si vogliono raggiungere i fuochi bisogna necessariamente salire con la forza delle proprie gambe. Magari non è necessario la sera come in questo periodo a gennaio, ma abbiamo visto all'ingresso che si raccomanda di portarsi la propria acqua, perché probabilmente ad agosto o anche nelle ore del solleone la salita, che non è faticosissima ma è comunque ripida, può portare ad avere parecchia sete. Quindi se venite, un bel mezzo litro d'acqua ciascuno, portatevelo. Mancano gli ultimi 100 metri e già si cominciano a vedere i fuochi tra i rami degli alberi. È molto bello da arrivare a vedere queste fiamme. Lo spettacolo è davvero particolare e speriamo che anche con la camera si riesca a vedere. Abbiamo calcolato molto molto bene i tempi, volevamo essere gli unici ad essere qua in questo momento ed infatti così è. Abbiamo alcune persone che ci seguono, ma siamo riusciti a seminarle. Comunque non è questo periodo, non c'è tanta folla. Davvero dell'incredibile, questi fuochi ci sono e sopra i fuochi ci sono dei resti archeologici, non sappiamo bene di cosa, ma cerchiamo di capire così. Peccato non aver portato la griglia e qualche salsiccia o braciole, perché sarebbe stato carino. Non credo si possa fare. Comunque ho detto una bugia, avevamo detto che eravamo gli unici presenti in quest'area, ma così non è. Infatti vicino a noi c'è questo simpatico animale. Non ci ha dato sapere se è un parente della chimera, comunque si muove a suo agio in quest'area. Sì. Mm.
I gatti in realtà sono due, c'è anche uno bianco e nero. Sono tre, ce n'è uno che si vuol far flambé. Oltre ai fuochi attivi si vedono anche degli altri focolai, però spenti. Non sappiamo se il fuoco in qualche maniera si sposti e si accendano a random i vari fori che vediamo. Comunque lo spettacolo ha dell'incredibile. Come avevamo fatto in Italia, noi avevamo visto il vulcanetto durante il giorno, ma non ha lo stesso impatto che ha la sera. Infatti la sera, ci ricordiamo, stavamo parlando prima con Barbara, ci siamo trovati attorno al vulcanetto a cantare, a suonare la chitarra e a mangiare le salsicce con ragazzi che non avevamo mai visto prima. Non so se qua accada la stessa roba, non so se si possa venire a farsi sicuramente non la braciola, ma un altro, un kebab o chissà, un petto di pollo, ma comunque uno spettacolo che merita di essere visto. Chi dovesse venire tra di voi, vi consigliamo assolutamente di venire la sera. Sarebbe un peccato perdersi uno spettacolo come questo. Conferma che i fuochi si accendono da soli, infatti davanti a noi si è accesa una nuova fiamma e è andata a rinvigorire la nostra fiamma che ormai arde da più di 30 anni. Che romantico, che romantico! È stato talmente bello che ci siamo soffermati più del dovuto e nel frattempo sono scese le tenebre e quindi fatto d'avere la frontale è stata una grande, grande idea. Ed eccoci tornati al punto di partenza. Noi ci abbiamo impiegato andar su, visitare un po' e ridiscendere circa un'oretta e mezza, ovviamente poi ognuno va con il proprio passo, ma entro due ore si riesce tranquillamente a fare l'escursione. È stata meravigliosa, l'unica cosa che speriamo è che non finisca il gas.